Primo stadio. Ho fatto un terribile errore. Pensavo di essere solo paranoico, ma ora so che mi sta seguendo. Non mi farà mai dimenticare un singolo stupido errore. Non sono sicuro di cosa sia effettivamente. L'unico nome con il quale posso chiamarlo è Karma. Pensavo che mi avrebbe protetto, ma mi sbagliavo. Cominciamo dal principio. Raramente si sente parlare del rituale chiamato il giudizio del Karma. Per ragioni che capirai, non posso descrivere il rituale. È troppo pericoloso. La procedura mi sarà descritta in modo accurato. Il concetto di base è che dopo aver eseguito questo semplice rituale, il karma ti giudicherà. Se decide che sei una brava persona, renderà la tua vita un paradiso, altrimenti sarà esattamente il contrario. Ed è per questo che sto scrivendo tutto ciò che mi è accaduto. Deve esserci stato un errore. Sono davvero una brava persona, o almeno così credevo. Inizialmente pensai che il rituale non avesse funzionato, ma divenne ben presto evidente che ero semplicemente vittima di una maledizione. Appena terminato il rituale, mi diressi nella mia camera da letto e trovai sangue ovunque, come se qualcuno fosse esploso. Capii immediatamente che quella non poteva essere l'opera di un normale essere umano. Dopo questo fatto sono rimasto sveglio per 3 giorni, nonostante prenda dei sedativi. Ogni volta che per una qualsiasi ragione mi ritrovo a guardare lo specchio o fuori dalla finestra, con la coda dell'occhio posso identificare una figura oscura, solo per una frazione di secondo. Il solo tentativo di metterla a fuoco la fa scomparire. Sto scrivendo questo perché spero che in qualche modo mi possa aiutare. Sento già che mettere nero su bianco quanto mi sta accadendo mi aiuta a calmare i nervi. Secondo stadio. Non riesco più a dormire. Quando dormo, lui pianifica di uccidermi in modi così terribili che non riesco a descriverli. La scorsa notte mi sono quasi addormentato. I miei occhi si sono chiusi per appena 10 secondi. Quando li ho aperti, l'ho visto. Il karma. Proprio davanti ai miei occhi. Ha assunto la forma di un bambino con i capelli castani arruffati. Non indossava abiti, ma vecchi stracci. La sua bocca è cucita, per ragioni che so di non voler conoscere, ed i suoi piccoli occhi verdi sono gonfi d'odio. Non appena sono riuscito a mettere a fuoco la sua immagine, è scomparso di nuovo. Terrorizzato, ho iniziato a sentire un forte dolore all'addome, sulle gambe e dietro la schiena. Mi sono precipitato allo specchio e ho trovato graffi sanguinanti su tutto il corpo. Sembravano provenire da unghie umane. Terzo stadio. Questo è il quinto giorno senza dormire. Per evitare di cadere nella trappola del sonno, ho preso pillole energetiche surrenali mischiate ad enormi dosi di caffeina, ma sono comunque emersi inevitabili segni di stanchezza. Così ho iniziato a fare piccoli tagli sul braccio con la lama di un coltello da cucina, ciascuno a 1 centimetro dal precedente sopra l'avambraccio ogni volta che sento le forze venir meno. Finora posso contare 8 tagli. Sono rinchiuso in casa ormai da giorni. Se uscissi correrei il rischio di condividere accidentalmente la mia sventura con gli altri e non posso permettere che accada. Ecco perché quando avrò finito di scrivere ho intenzione di bruciare la mia casa e con essa il computer, in modo che nessuno entri mai in contatto con quanto ho scritto e non debba pagarne le conseguenze. Quarto stadio. Ho perso ormai la cognizione del giorno e della notte. Ieri sera, penso che fosse ieri sera, ho serrato tutte le porte e le finestre in modo che non potesse guardarmi. Ho anche preso tutti gli specchi della mia casa e li ho gettati in una grande pila nel cortile sul retro prima di sbarrare la porta. Oggi mi sono stancato molto e purtroppo i tagli che ormai ricoprono tutto l'avambraccio sinistro non mi sono d'aiuto. Quindi ho messo una padella vuota sul fornello e ho acceso il fuoco. Poi ho preso un coltello da macellaio nel cassetto delle stoviglie e mi sono tagliato il mignolo del piede sinistro. Successivamente ho premuto la padella calda contro la ferita per fermare l'emorragia. È stato un piccolo sacrificio per mantenermi sveglio ed in vita. Quinto stadio. Lui ha iniziato a parlarmi. Lo sento sussurrare per tutta la casa. Mi parla della sua vita prima di diventare quello che è oggi. Era un'anima torturata. In tenera età chiunque lo stesse allevando ha iniziato a seviziarlo in modi terribili. Lo frustavano e gli serravano le labbra. Ogni volta che dormiva lo picchiavano in modi nuovi e sempre più dolorosi. Ancora oggi cerca vendetta su ogni persona che lo merita. Non so perché mi abbia detto queste cose, ma in realtà mi sento male per lui. Forse è questa la sua forza. Sono stato sveglio per tutto il tempo che riesco a ricordare. Mi sono tagliato tutte le dita dei piedi e le ultime 3 dita della mano sinistra. Ovviamente ho bruciato tutti i monconi per fermare l'emorragia. Sesto stadio. Tagliare il piede sinistro è stata la cosa più difficile. Probabilmente la più dolorosa che abbia mai provato, ma almeno non dormirò. Sto tremando mentre scrivo, ma non posso smettere. Di recente ho notato dei tagli lungo le mie labbra che prima non c'erano. Penso che lui l'abbia fatto in un momento in cui non prestavo attenzione o mi era assopito, anche solo per un attimo.
La cosa peggiore del non dormire è non avere nulla su cui concentrarsi per non farlo, se non procurarmi tagli e ferite per rimanere sveglio. Settimo stadio. Non riesco a credere di essere sopravvissuto così a lungo senza dormire. Non posso davvero crederci. Non dovrebbe nemmeno essere possibile da un punto di vista medico. Ottavo stadio. Non riesco a smettere di vederlo, ovunque guardi. Continuo a sentirlo urlare da sottoterra anche se non ho un seminterrato, ma la novità è che posso udire anche altre voci. Sento qualcuno gridare, insultare, minacciare. È la voce di un adulto, probabilmente la persona che lo ha torturato. Non posso più andare avanti. Ho chiuso con questa storia. Ho coperto di benzina il pavimento della mia casa. Non gli darò la soddisfazione di uccidermi. Questo era l'ultimo stadio. Quando avrò finito di scrivere, ho intenzione di bruciare la mia casa con tutti i suoi demoni all'interno. Valutazione psichiatrica del dottor Henry Rogge. Il paziente soffre di uno stato avanzato di psicosi e del peggior caso di insonnia che io abbia mai visto. Ha ferite autoinflitte che gli coprono il braccio sinistro e si è tagliato il piede sinistro, tutte le dita del piede destro e tutte le dita della mano sinistra. Il tutto sembrerebbe causato da un grave disturbo post-traumatico. I suoi precedenti documenti psichiatrici mostrano che il soggetto in giovane età è stato torturato dai suoi genitori e questo spiega le vecchie cicatrici da frusta sull'addome, sulle gambe e sulla schiena, così come le cicatrici sulle sue labbra, che un tempo devono essere state cucite. Le continue sevizie subite lo spinsero ad uccidere entrambi i genitori più di 30 anni fa. Il soggetto non ha risposto ad alcuna domanda, in chiaro stato di shock ha continuato a fissarmi con i suoi occhi verdi ripetendo continuamente: il karma me la farà pagare. Fine della valutazione psichiatrica. Nota personale, dottor Henry Rogge. Il computer del paziente è stato trovato tra i resti dell'incendio, ancora funzionante. Ho letto un file di differenti stadi che il soggetto ha attraversato durante la sua mancanza di sonno. Le cose che ho scoperto mi hanno scioccato. Invierò il file ad alcuni miei colleghi per aiutarmi a decidere cosa fare. Post scriptum. Da quando ho letto quel file, mi sono successe delle coincidenze inquietanti che ho anche difficoltà a scrivere in un rapporto ufficiale. Inizio ad avere paura di dormire.